Lisa oggi è al lago con i suoi amici. Sta osservando un insetto davvero curioso. Sembra che galleggi, ma in realtà sta proprio camminando sulla superficie dell'acqua. Lo può fare perché sfrutta la tensione superficiale, una delle tante proprietà dell'acqua. Scopriamo insieme cos'è la tensione superficiale attraverso un esperimento. Ecco ciò che ci serve: un bicchiere, 100 graffette di metallo, una caraffa piena d'acqua. Per questo esperimento ti basteranno 20 minuti. Se decidi di riprodurlo, ricordati che serve la presenza di un adulto. Riempiamo il bicchiere d'acqua fino all'orlo. Cosa accadrebbe se provassimo a lasciar cadere nel bicchiere una graffetta di metallo? E se ne aggiungessimo un'altra e un'altra ancora? E se mettessimo addirittura tutte e 100 le graffette? Ma quindi il bicchiere non era completamente pieno. In realtà il bicchiere era pieno, ma l'acqua non è traboccata grazie alla tensione superficiale, che ha impedito alle molecole sul bordo di cadere giù. Le molecole sono state trattenute da una specie di abbraccio che le ha unite a quelle lontane dal bordo, ovvero in una situazione di maggior sicurezza. La forza con cui le molecole sono state trattenute è proprio la tensione superficiale. Tutto questo cosa c'entra con l'insetto che cammina sull'acqua? Gli insetti appoggiano le loro zampine sul velo formato in superficie dalle molecole d'acqua che si tengono strette le une alle altre per mezzo della tensione superficiale. Oggi abbiamo capito come alcuni insetti riescano a camminare sull'acqua. Ma non è finita qui! Seguici negli altri video alla scoperta delle meraviglie della chimica con BuzzFeed Kids Lab Digital.